Salve, questa è la terza conversazione musicale che tengo per Palazzo Blu e sarà abbastanza diversa dalle due precedenti, perché stavolta non sono solo, ma avrò la fondamentale collaborazione musicale di Valentina Venesto, sassofonista. Nel proseguo della conversazione vedremo come e perché. In realtà ci occupiamo di un pezzo che apparentemente col sassofono non c'entra nulla, cioè la prima sonata per clarinetto e pianoforte di Johannes Brahms. Questa sonata ha altre versioni originali dello stesso Brahms per strumento d'arco, quella più nota è per viola, quella meno nota è per violino. È stata già eseguita da sassofonisti al sassofono contralto e oggi vi presenteremo invece quella che è una novità, una versione che abbiamo curato ad hoc per sassofono soprano. Prima di tutto, però, mi sembra interessante proporre anche a chi non conosce questo strumento un esempio di come il sassofono, in questo caso il contralto, per potervi far sentire tutti e due i colori, si adatti molto bene anche alla letteratura romantica, quindi vi eseguiremo una breve pagina di Schumann.
Quello che avete ascoltato è il primo movimento dall'Adagio e Allegro opera 70 di Robert Schumann. Questa composizione fu originalmente scritta per corno e pianoforte, ma viene spessissimo eseguita, versioni autorizzate da Schumann, da violoncellisti e violisti, oltre che da clarinettisti e altri. Fatta la tara della difficoltà di registrare con dei cellulari in questo periodo, e delle ovvie difficoltà che possono risultare da un pianoforte scordato che aggrava qualunque problema di intonazione, ovviamente, potete constatare come il sassofono contralto, pur non somigliando al corno, riesca a dare suggestioni sonore che poi non sono lontane da quelle dell'originale. La composizione di un pezzo molto spesso è più per una persona che per uno strumento. Questo fu il caso di Richard Mühlfeld, il clarinettista per il quale Brahms scrisse le sue ultime importanti opere da camera. Parliamo di quattro lavori importantissimi, il trio, il quintetto e le due sonate. Il clarinettista Mühlfeld era alla corte di Meiningen, una delle piccole corti tedesche di fine 800. E quando Brahms lo conobbe, lo ascoltò, fu estremamente colpito dalle possibilità che il clarinetto aveva nelle mani di uno strumentista così abile e così sensibile. E quindi fu spinto a scrivere della musica ad hoc per lui. Pensiamo che in questa fase, eravamo già negli anni 90 dell'Ottocento, Brahms aveva sostanzialmente considerato chiusa la propria carriera di compositore. Con quello che era l'ultimo pezzo sinfonico importante che avrebbe scritto, cioè il doppio concerto per violino, violoncello e orchestra, e quello che era forse il suo lavoro migliore da camera per archi, cioè il quintetto in sol maggiore opera 111. Quindi la produzione per Mühlfeld appare un po' come una bellissima coda finale a quel monumento dell'umanità che è la musica da camera di Brahms, perché quando noi parliamo della musica da camera di Brahms, parliamo di qualcosa che per i musicisti, e non solo per i musicisti, è altrettanto importante e fondamentale quanto può essere la liederistica di Schubert o le sinfonie di Beethoven. In particolare la musica da camera con pianoforte di Brahms, quindi parliamo delle sonate per violino, per violoncello, appunto per clarinetto, i tri, i quartetti, il quintetto rappresentano un corpus veramente straordinario. Oltre ai tre quartetti per archi, ovviamente, di cui non voglio diminuire l'importanza, e ai due straordinari quintetti. Se andiamo a leggere qualche lettera di Brahms di quest'epoca, ne troviamo una scritta da Ischl, dove è in vacanza, il 25 luglio del 1891, alla baronessa Helene von Heldburg, alla quale scrive scherzosamente, perché questo dimostra che parliamo di un compositore che poteva rapportarsi da pari a pari anche con personaggi di grande importanza dell'ambiente austro-tedesco. Dice, perdonatemi se parlo un po' di me, vorrei invitarmi a Meiningen, ma questa volta non è per egoismo. Mi prendo la libertà di dirvi che ho lavorato un po' per voi. Non mi è sfuggita la simpatia che avete per il musicista ducale e direttore musicale Mühlfeld, e ho visto che lo tenete bene d'occhio. Questa volta
ve lo porterò nella vostra stanza e vi permetterò anche di voltargli le pagine. Insomma, praticamente dice alla baronessa che ha scritto il trio e il quintetto per questo clarinettista e che gli parrebbe cosa giusta che questi pezzi venissero eseguiti giustamente a Meiningen per la prima volta. Parliamo specialmente per il quintetto di una delle opere cameristiche più importanti della storia della musica. Perché dicevo che a volte lo strumentista conta più dello strumento? Perché quando Brahms scrisse la versione per viola non fu altrettanto contento, perché evidentemente per lui la composizione per Mühlfeld era quasi più importante del fatto che si trattasse di un clarinettista, cioè a lui piaceva quel clarinettista e quel musicista. Quando si realizza una trascrizione, comunque un adattamento, un cambio di destinazione strumentale, difficilmente il compositore è contento, perché la sua idea di partenza è un'altra. È dopo eventualmente che si verifica la bontà o non bontà di questa trascrizione. A volte le trascrizioni vengono fatte per ragioni estremamente pratiche o per soldi. Eppure magari a volte si rivelano migliori degli originali. Noi non sappiamo mai dove ci porta la musica. Come pare disse Busoni una volta, al limite tutto è trascrizione. È l'uso che ne facciamo che definisce se abbiamo un'opera d'arte o un lavoro di cattivo gusto. Dicevo che comunque Brahms ha scritto diverse versioni di questa di queste sonate e partendo appunto dalla versione originale per clarinetto fu realizzato subito un adattamento per viola. Ora dobbiamo considerare che la viola alla fine dell'Ottocento non aveva ancora i grandi virtuosi, i grandi esecutori che ha avuto poi nel Novecento. Sì, c'erano degli ottimi violisti, ma non erano paragonabili, ad esempio, ai violinisti. E quindi la versione per viola, che lascia intatta la parte del pianoforte, toglieva diverse note acute, puntando quindi tutto sulla parte scura, sul colore dello strumento, e rinunciando un po' invece alla chiarezza degli acuti del clarinetto, che sono decisamente ben pronunciati. Ad esempio, oggi molto spesso i violisti tendono a ripristinare alcune parti che Brahms aveva prudentemente abbassato. Diverso è il caso della versione per violino. Parliamo sempre di adattamenti che lui, Brahms, realizzava per il suo editore e amico Simrock. In una lettera a Simrock del 17 settembre 1894, sempre da Ischl, Brahms si esprime con molta durezza su alcune trascrizioni che venivano realizzate per pure motivi economici da un signore che si chiamava Paul Klengel. Una tra l'altro ce l'ho anch'io, una versione per violino e pianoforte del quintetto per clarinetto e arco. Perché Klengel fece moltissime versioni orchestrali di pezzi di Brahms anche per pianoforte, ma di Klengel non aveva nessuna considerazione artistica Brahms, per cui scrive a Simrock: pensi che i tuoi maledetti arrangiamenti orchestrali ti portino tanti soldi e che tanto cattivo gusto artistico sia così necessario? Questa è una frase molto dura. Nel frattempo ho considerato di mettere insieme alcuni pezzi del pianoforte e farne una specie di rapsodia per orchestra. Il pezzo del pianoforte, nudo e crudo, non è un pezzo per orchestra, non lo diventerà mai.
Se è così una parte essenziale dei tuoi affari, almeno aspetta finché qualcuno lo fa d'accordo con te e crea un risultato positivo. Non è un lavoro per uno studente di conservatorio di Lipsia. Questa è la definizione molto cruda che Brahms dà di Klengel. Contemporaneamente, comunque, dobbiamo ricordare come Brahms si adattò anche controvoglia spesso a trascrivere sue opere, proprio perché l'editore le reclamava e gli editori comunque hanno sempre avuto un certo potere, insomma, sugli autori. Ad esempio, quando dovette fare una versione per pianoforte a quattro mani, non per due pianoforti, del concerto in re minore, non fu particolarmente d'accordo, ma alla fine capì che gli conveniva dire di sì. Nel caso, dicevo, della sonata per clarinetto, la versione per viola non tocca la parte del pianoforte. Diversamente, la versione per violino sì. E andiamo un attimo a vedere come. L'estensione del clarinetto per Brahms ha questa nota come più bassa e all'incirca questa come più acuta. Il violino, la viola, ha questa nota come più grave, quindi copre nel grave tutta l'estensione del clarinetto. Ovviamente ha qualche problema in più sull'acuto, perlomeno lo aveva, come vi ho detto. Il violino come nota più grave ha questa. Quindi una quarta sopra alla nota più bassa del clarinetto. Sull'acuto il violino ovviamente non ha quasi limiti. Il sassofono soprano ha questa come nota più grave. Quindi un solo semitono sopra al violino. E come il violino può spaziare molto nell'acuto. L'alternativa poteva essere quella del sassofono contralto, la cui nota più bassa è questa, quindi avrebbe coperto tranquillamente l'estensione grave del clarinetto, ma l'estensione acuta del sassofono contralto non è enorme, diciamo che nella gestione normale dello strumento arriva qui. In ogni caso, le versioni per sassofono contralto esistevano già. E quindi l'idea di partire invece dal sassofono soprano è venuta dal fatto che, come dicevo, Brahms ha realizzato una versione per violino in cui alcune parti che esigevano l'uso delle note non comprese nell'estensione del violino, ma comprese in quelle del clarinetto, venissero svolte, suonate dal pianoforte, scambiando le parti, cosa che è abbastanza normale nella musica. In altri casi, Brahms fa un'operazione ancora diversa, di cui vi parlerò magari successivamente. Le sonate per clarinetto di Brahms sono state scritte nell'estate del 1894 a Ischl, come dicevo, e successivamente eseguite subito, provate subito con Mürfeld e poi dopo portate in tournée. Con grande successo divennero subito dei pezzi di successo, come dice molto bene anche Francesco Bussi nel suo libro sulla musica da camera di Brahms. Ad esempio, furono suonate già per Clara Schumann il 10 novembre del 1894 a Francoforte, ma i successi principali furono riscossi a Vienna, gennaio 95, e poi al Gewandhaus di Lipsia. Questi pezzi rappresentano nella musica di Brahms sicuramente un congedo.
Il 1894 è l'ultimo anno di produzione importante di Brahms. Il 95 resterà vuoto di musica. Nel 96 scriverà solo dei pezzi per organo e gli ultimi Lieder. E nel 97 purtroppo morirà. Brahms si considerava già vecchio. A 60 anni, nell'800, era facile considerarsi già vecchio. E tutto quello che avrebbe prodotto da qui in poi sarebbe stato, come dire, una specie di bis della sua carriera musicale. Qualcosa in cui lui non intendeva dimostrare nulla, ma soltanto scrivere della bella musica. Una cosa che è particolarmente evidente nella prima delle due sonate, in tutte e due queste sonate per clarinetto, è che la bella musica che Brahms scrive è anche musica scritta con il massimo di competenza tecnica, come possiamo aspettarci da un compositore ormai così esperto e che aveva dedicato tanta parte del suo ingegno a potenziare le proprie capacità di scrittore. Ricordiamoci che già durante, faccio un po' di biografia, Brahms sale agli onori delle cronache verso la fine del 1853, quando tramite i buoni uffici del violinista Joseph Joachim si presenta alla famiglia Schumann, che ne viene immediatamente colpita. Schumann si spende per Brahms come non si era mai speso per nessuno. La tragedia purtroppo è che sono gli ultimi fuochi della vita sana di Schumann, che a febbraio del 1854 tenta il suicidio e chiede egli stesso di venire ricoverato in un manicomio, dove passerà i successivi 2 anni e dove morirà. A quel punto il giovane Brahms, appena entrato in quest'orbita familiare, vi entra ancora di più, perché durante il periodo della malattia Brahms diventa una specie di assistente e di tuttofare di Clara Schumann, la quale deve ricominciare la sua carriera pianistica, ma deve anche tirare su 6 figli. E quindi Brahms diventa di fatto un fratello maggiore dei giovani Schumann. Soltanto per l'anagrafe, Robert Schumann era nato nel 1810, Clara nel 1819, Brahms nel 1833. Brahms ha 14 anni meno di Clara, quindi, ma a questo punto parte quello che è uno dei famosi romanzi della storia della musica, cioè l'amore di Brahms per Clara Schumann. Qui non vogliamo fare né del pettegolezzo né altro, ma probabilmente questa situazione che è una situazione, non dico adolescenziale, ma poco di più, insomma, perché Brahms è estremamente giovane, appunto a 20 anni, quando incontra gli Schumann. A un certo momento, proprio alla morte di Schumann, sostanzialmente cambia anche il suo tono nelle lettere e raffredda abbastanza gli entusiasmi. Ci sarà anche un altro episodio curioso, che è quello che quando verrà reso noto il fidanzamento di Giulia Schumann, la più bella delle figlie di Schumann, Brahms farà capire come gli sarebbe piaciuto essere lui al posto del fidanzato, con grande sorpresa di Clara, che dichiarerà di non averne mai avuto il minimo sospetto. Gran parte del processo di formazione di Brahms, quindi, arriva quando egli era già un compositore di livello, di grande capacità creativa, perché pensiamo che sicuramente nel 1853 lui porta agli Schumann le prime due sonate per pianoforte e la prima versione del Trio in Si maggiore, quindi opere di grande importanza e di grande respiro. Ma si rende conto presto, avendo un fortissimo senso autocritico, di aver bisogno di migliorare alcune capacità, alcune competenze.
inizia per esempio una corrispondenza con Joachim, che era poco più grande di lui e che oltre ad essere violinista era anche compositore, e cominciano a mandarsi per esempio canoni, esercizi di contrappunto. Questa cosa va avanti per un bel po', e comunque in questo modo e in altri modi Brahms acquista una capacità di scrittura, di essenzialità e di capacità di interrelazione fra gli elementi della musica che è straordinaria, una delle più grandi viste nella storia della musica. Procedendo negli anni, siccome non voglio dire cose che chiunque può facilmente trovare su qualunque libro, procedendo negli anni, a Brahms verrà addirittura imputato, per esempio da compositori di generazione più giovane e più wagneriani, come Hugo Wolf, per esempio, di essere bravissimo a scrivere la musica senza idee. In realtà le idee ce le aveva come, ma quello che probabilmente intende Wolf nella sua critica è un dato positivo, cioè la straordinaria capacità di Brahms di dedurre gli elementi l'uno dall'altra. Se prendiamo in esame il primo movimento della sonata in fa minore per clarinetto, vediamo come, ad esempio, già nelle prime battute del tema, della parte di tema espressa dal pianoforte, così apparentemente tristi, drammatiche, eccetera, ci sia anche un lavoro molto sottile già sugli intervalli. Ad esempio questo che si trasforma e poi che è il retrogrado del tema iniziale. Successivamente il clarinetto, oggi il sassofono, aggiunge poi intervalli di terze. Praticamente sono tutti intervalli di terze. Su questi elementi Brahms costruisce praticamente tutto il primo tempo. Ad esempio, il tema intermedio, bellissimo, questo tema è costruito su un basso che fa così. Che non è altro che le quattro note iniziali in un procedimento che in contrappunto si chiama aggravamento, cioè un allungamento. Questo vale praticamente per tutti gli elementi, in maniera più o meno diretta sono tutti dedotti da lì. Ad esempio anche quest'altro tema sono gli stessi intervalli che avevamo già sentito nel tema iniziale. Sono presenti anche dei canoni. E sono presenti addirittura, secondo quello che è un procedimento di, come dire, di grande sofisticazione, dei canoni mensurali, per così dire, cioè un procedimento che potremmo dire che risale addirittura al Medioevo. Per esempio, nell'esposizione della sonata abbiamo, semplifico molto, un movimento di questo tipo nel pianoforte, a cui il clarinetto risponderebbe semplicemente sfasato, eccetera. Questo procedimento è procedimento di canone, né più né meno che fra Martino Campanaro. Nella ripresa, questo stesso procedimento viene modificato in modo che
Il pianoforte non ha più un ritmo regolare, ma ha un ritmo che è i tre quarti di quello del clarinetto, per esempio. Per cui abbiamo che il canone avviene su elementi ritmicamente differenti. Ah, ma lui fa quasi l'effetto di un giochino di tipo jazzistico, insomma. In realtà l'origine di questo procedimento è un'origine che va appunto molto molto indietro nella storia. Thank you.
Le sonate per clarinetto e pianoforte di Brahms fanno parte sicuramente di uno stile tardo del compositore tedesco, uno stile tardo che non si discosta fortemente dal suo stile precedente, perché Brahms è un compositore con una forte unitarietà di linguaggio. Lo stile tardo è stato oggetto di una annata di concerti e conferenze a Palazzo Blu, di Domenica in Musica. E uno dei principali ideatori di queste serie è stato Marco Grondona, che purtroppo non è più tra noi. Lo ricordo soltanto in due parole, una persona con uno spessore tale per cui ci vorrebbe molto tempo, però è una persona di immensa cultura e di una persona capace di scrivere delle lettere in latino, quindi non solo musicologo, anche un latinista, e è anche una persona di grande umanità. Purtroppo ci ha lasciati e ci mancherà. Voglio ricordare comunque che le Domeniche in Musica di Palazzo Blu, da cui in qualche modo scaturisce anche questa serie che potremmo definire Covid-19, e sono state promosse da numerosi altri anche musicologi. Io cito soltanto tra le persone che ho conosciuto e con cui ho avuto occasione di collaborare in quel contesto, Francesco Giuntini, Milly Russo, e poi soprattutto dal mio amico collega di tanti anni, Vincenzo Maxia. Detto questo, l'adagio, anzi, andante un poco adagio di questa sonata è il movimento insieme al terzo in cui Brahms ha operato più varianti rispetto alla scrittura originale dello strumento monodico, quindi non del pianoforte, ma appunto rispetto al clarinetto, la versione per violino presenta delle differenze piuttosto interessanti. Faccio un esempio. Questa frase. Suonato nella versione clarinettistica, viene modificata radicalmente nella direzione degli intervalli per adattarla al violino, e nel fare ciò, appunto, Brahms non si limita a modificare una nota o due dove il violino non arriva, ma modifica un po' tutta la struttura melodica in modo tale che se deve creare degli intervalli ascendenti, possa variare creando degli intervalli discendenti. Sentite quindi la preoccupazione di Brahms è quella di preservare la varietà melodica, anche a costo di scrivere delle cose per moto contrario rispetto alla versione precedente. Ovviamente, come dicevo, il sassofono, per ragioni di tessitura, usa molte delle soluzioni del violino, dove le soluzioni per clarinetto sono praticabili, diciamo, per un congruo numero di battute senza dover fare modificazioni, è evidente che conviene tenersi allo strumento a fiato, anche perché si evita un altro problema, cioè il fatto che quando Brahms trascrive per gli archi,
spesso e volentieri aggiunge dei bicordi che negli strumenti ad arco sono anche di esecuzione non problematica, negli strumenti a fiato sono sostanzialmente impossibili. Thank you.
Con la sua caratteristica precisione, Brahms fece in modo che le due sonate per clarinetto fossero significativamente diverse tra loro, per tonalità, per distribuzione dei movimenti, eccetera. Quindi, se la seconda sonata è in tre movimenti, con una successione che, semplificando, sembra una successione lento-veloce-lento, e termina con tre variazioni. La prima sonata invece è in quattro movimenti ed ha una scansione più tradizionale. Il primo tempo è un allegro in tre quarti, poi abbiamo questo andante un poco adagio che è in due quarti, anche se ha una pulsazione in quattro movimenti. Il terzo tempo è un allegretto grazioso con un andamento di Ländler, quindi diciamo vicino al valzer, mettiamola così, e l'ultimo tempo invece il vivace in due mezzi. Ha invece un andamento decisamente più brillante e virtuosistico. Ora, la presenza di questo allegretto grazioso al terzo posto è tipica di tanti pezzi del Brahms maturo, anche delle sinfonie. Spesso, prevalentemente direi che nelle sinfonie Brahms evita lo scherzo di taglio beethoveniano, o anche Bruckneriano, e preferisce altre soluzioni, che sono dei pezzi, diciamo, di mezzo carattere, cioè famosi allegretti, che a volte, come dire, duplicano un po' il tempo lento, o meglio, rappresentano una versione intermedia fra un tempo lento e un tempo veloce. In questo caso non fa eccezione, appunto perché l'allegretto grazioso è scritto in forma ternaria ABA, però appunto non ha il carattere dello scherzo, quanto il carattere appunto più tipicamente viennese di un Ländler o di un Walzer. In questo pezzo la versione per violino di Brahms presenta delle differenze importanti nella parte centrale, il cosiddetto trio, dove, come noterà qualunque clavinettista o violista che si ricordi questo pezzo, vengono scambiate per una quindicina di battute le parti del pianoforte e del violino, quindi in questo caso del pianoforte e del sassofono, per le problematiche di estensione a cui ho già fatto riferimento, perché in questo caso appunto Brahms usava sistematicamente questa nota del clarinetto che è fuori estensione per il violino. Thank you.
John Daverio Crossing Paths, che ho già avuto occasione di citare a proposito di Schubert, si fa riferimento in una bella analisi sul doppio concerto di Brahms allo stile ungherese. Lo stile ungherese, che era qualcosa di molto popolare nella seconda metà dell'Ottocento, ma anche nella prima, perché pensiamo che in qualche modo è uno stile che viene inventato da Schubert, e che è presente per esempio nel secondo tempo della Sinfonia in Do. Questo stile ungherese, considerato un po' un modo di scrivere di serie B, è molto da alcuni, ma ovviamente nobilitato e reso interessantissimo da compositori appunto come Schubert, Schumann e Brahms. Questo stile è particolarmente evidente nella leggerezza e nel divertimento che caratterizza l'ultimo movimento, per esempio, del concerto in si bemolle per pianoforte e orchestra. Anche nel finale di questa sonata, che è il più brillante dei quattro movimenti e che in qualche modo ci porta in un percorso dall'oscurità alla luce, è un tipico finale brillante che finisce fortissimo, eccetera, abbiamo diversi esempi di quello che potremmo chiamare stile ungherese. Anche, ad esempio, in questi movimenti di terze, o in un temino di questo genere. Parliamo dello stile ungherese in maniera tradizionale, come si diceva allora. Ovviamente dovremmo dire più specificamente lo stile gitano, da quando poi nei primi del Novecento l'etnomusicologia, quindi soprattutto Abel Abatto, Sotan Kodály, ha dimostrato come la musica contadina ungherese fosse profondamente diversa, fosse totalmente un altro linguaggio. Comunque capiamo bene quello che diciamo, capiamo che questo è lo stile a cui fa riferimento Liszt nelle Rapsodie ungheresi, che è il caso più noto. Thank you.
fa una conversazione come questa, sono più le cose che ci si scordano di quelle che si dovrebbero dire. E perciò mi scuso anche per le inesattezze che potranno essere uscite e confermo tutta la difficoltà di realizzare questo tipo di operazione in una situazione che ancora non è una situazione aperta, come ben sappiamo. Vorrei soltanto sottolineare come, a mio parere, l'operazione a cui avete assistito oggi, cioè l'esecuzione sul sassofono soprano di una composizione originariamente scritta per clarinetto, sia secondo me un'operazione importante, perché ogni qualvolta esploriamo un pezzo sotto un altro punto di vista, magari modificando qualcosa nella sua destinazione, scopriamo degli aspetti che non ci aspettavamo. Come dicevo, Brahms non amava la versione per viola di queste sonate, ma adesso forse le consideriamo quasi più delle sonate per viola che delle sonate per clarinetto, dopo che si è creata su questi pezzi una tradizione interpretativa importantissima. Non si è creata altrettanta tradizione nella versione per violino, e lì c'è una ragione abbastanza semplice. Prima di tutto, il violino è uno strumento ad arco come la viola, quindi diciamo la versione per violino è meno necessaria, probabilmente. In secondo luogo, molti violinisti sono anche violisti, quindi non hanno ritenuto che convenisse suonare la versione per viola della quale Brahms era più soddisfatto. Però confermo la mia impressione per cui alla fine in una trascrizione conta quasi più l'esecutore del trascrittore, cioè il successo o l'insuccesso di una trascrizione, ancora più che un'opera originale, è molto sulle spalle di chi lo esegue. Io ho suonato tantissime trascrizioni, tante ne ho fatte. Ne ho fatte con colleghi bravissimi e ci siamo anche molto divertiti a farle. Per esempio, con Vincenzo Maxi abbiamo suonato e registrato opere di Liszt per due pianoforti, che non sono nate per due pianoforti, sono nate per orchestra. Ma nella versione per due pianoforti evidentemente diventano parte di un'altra letteratura e in qualche modo vengono modificati nella loro lettura e interpretazione. Grazie per la vostra attenzione.